Raga, prima inizio il video, volevo semplicemente ricordarvi che quest'oggi alle 13:30 ci sarà anche un altro video sempre su Fortnite molto particolare con un bug assurdo. Quindi preparatevi perché alle 13:30 vi pubblico un video con un bug allucinante. Fidatevi, rimanete sintonizzati. Ok, ragazzi, allora state per andare a vedere due partite che ho fatto in live su Twitch. Vi ricordo che giornalmente sono in live su Twitch, vi lascio il link in descrizione. Quindi mi raccomando, venite messi pure anche lì. Appunto, sono due partite che ho giocato in live, dove vi faccio vedere due endgame. Perché in entrambe le partite sono arrivato a fine partita. Una l'ho vinta, una l'ho persa, ma vabbè, poi vedrete. Comunque vi consiglio di guardarle tutte e due perché ci sono delle belle kill e poi ve le ho tagliate tantissimo, quindi vedrete solamente azione. Però appunto vedrete quanto sono diventati brutti gli endgame, dove veramente camperano tutti in maniera allucinante. Ora, qual è il problema? Il problema è che comunque i camper ci sono sempre stati e sempre ci saranno, non è quello. Il fatto è che con il nuovo meta, col meta delle mitragliette, il tutto è ancora più brutto. Perché se tu vai a pushare qualcuno, che ovviamente avrà la mitraglietta, perché anche il tizio che ha iniziato oggi a giocare su Fortnite si accorge che l'arma più forte in questo momento sono veramente le mitragliette in generale, appunto avrà delle mitragliette che puntualmente ti buttano giù le costruzioni perché ormai veramente le costruzioni vengono buttate giù con un soffio di fiato. Veramente, raga, è impossibile pushare la gente che sta sopra le torri. Poi ovviamente, oltre a quelli che si fanno le torri gigantesche, ci si mettono pure i camper che si mettono dentro le case e questo è il caso della prima partita, quindi veramente guardatevi la prima partita perché veramente il finale è ridicolo, ragazzi, il finale della prima partita è veramente ridicolo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa cosa, io farò altri interventi durante il video, quindi continuerò a parlarne, quindi prima di farmi sapere la vostra, aspettate tutto il video, quindi aspettate di finire il video. E niente, buona visione per quanto riguarda la prima partita. No, raga, però devono fare qualcosa. Cioè, io non... Ma dove sta? Raga, ma di che stiamo a parlare? Cioè, l'ho preso un paio di volte per sbaglio in testa ed è... l'ho squagliato. Sì, Bim, tranquillo. Chi c'è? Cioè, vedete quanto è facile usare la mitraglietta, raga? Cioè, questo era un nabbone proprio. Bello, no? Vabbè, ormai non puoi più saltare in alto, cioè non fai in tempo a riscendere, Kiko.
che cacchio? Cioè, tutta sta gente arriva a fine game. GG per te. E sai, sti razzi non mi dovranno apprendere. Sono stati solo la rovina mia. Ancora in 4 siamo, eh. Bene, 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 bene. Bene, bene. Ma chi è lo scemo che è entrato? Qualcuno è entrato in tempesta ed è morto. No, mi ha fatto prendere il colpo, regà. Che bel gioco. Che bel gioco. Ora, io ovviamente dopo questa prima partita non è che vi posso dire: ragazzi, guardate quanto sono stato bravo, ho vinto questo endgame. Anche perché avete visto quanto mi rodeva. Cioè, ragazzi, io sono arrivato a Borgo Bislacco con una safe piccolissima, piccolissima, in cui eravamo ancora in 6, con 3-4 persone che stavano dentro le case, un altro che girava così a caso quello che ho ucciso che stava fermo lì, l'avete visto? È veramente ridicolo, è veramente ridicolo così. E adesso voi direte: Gigi, però... nel senso, perché ne stai parlando? Non è un problema di gioco che può essere cambiato. No, ovviamente i camper, l'ho detto, ci sono stati e sempre ci saranno. Cioè, ci sono sempre stati, insomma, no? Però il problema è questo meta delle mitragliette, che li hanno veramente fatti adesso uscire proprio come i funghi. Perché veramente prima in endgame, che ne so, se arrivavamo in 5 alla fine della partita, uno o due camperavano, gli altri provavano a pushare. Ormai io sto vedendo che anche la gente un po' bravina a giocare campera, inizia a camperare proprio per questo motivo, per lo stesso motivo, per esigenza. È quello il problema. Ora, chi mi segue live su Twitch lo sa, io sono anche troppo aggressivo. Spesso, cioè, vi sto dicendo la verità, spesso in live su Twitch mi dicono: Gigi, stai un po' più calmo, non pushare troppo. Vi giuro, cioè, spesso accade. Perché io tante volte pusho anche quando non dovrei pushare. Perché, raga, io non so stare fermo, non so camperare, ma... ora, io non sto dicendo questo perché io non voglio camperare o perché mi annoio a camperare, ma perché diventano veramente brutti gli endgame. Cioè, non c'è stata una kill figa a fine partita, non ce n'è stata una. E quindi, niente, ora invece vi faccio partire un'altra partita dove l'endgame invece c'è stato sempre vicino a Borgo, ma nella zona aperta accanto a magazzino ammuffito. E guardate cosa succede. Pensavo con quel colpo di pompa di ucciderlo, invece...
hanno fatto a non entrare gli ultimi colpi? Ma guardate che palle. Sì, sono nato ieri io. Spostata l'ultimo, che culo. Che culo. Vaffanbene. Oh, ma mai che mi viene un trick shot fatto bene, eh. Questo che era one shot lo potevo prendere in testa e moriva, invece no. Ah. Ma è una gioia, regà, ma è una gioia. C'è niente da fa. Ma seriamente però là mi sta. Stava di manco un colpo, sta entra. A chi stanno a sparare? E io quello lì me lo devo lootare. Io sto uccidendo la gente per lootarla, ma... però io ce n'ho uno lì sotto e uno là sopra. Quello che mi preme di più uccidere ovviamente è quello lì sopra. Che però non è in safe e quindi comunque dovrebbe venire verso di me. È morto. Ah, quello là sotto. Ok. No, non mi dica... Non mi di... Non mi di... Sono morto. Che ci posso fare, raga? Però, de novo, questo camperato qui, quell'altro si era messo sulla montagna dell'acqua, quest'altro stava a camperare là sotto. Per carità, ho camperato pure io, questo qua ha vinto con 3 kill. Ma io ormai mi campero per esigenza. Per esigenza ormai mi campero, perché ormai non è più possibile. Bene, di nuovo tutti lì a camperare. In questa partita ho camperato parecchio anch'io, stando lì fermo, ma perché potevo fare solo quello? Se io andavo a pushare quello sotto, avevo quello sopra e quell'altro sopra l'altra colonna, che mi buttavano giù, ma è normale, non posso andare a pushare qualcuno che sta in mezzo a tutti gli altri. Come faccio? A quel punto, per esigenza, devo camperarmela anch'io. E comunque avete visto come questo problema non si risolva nelle situazioni in cui appunto la safe è in zone aperte, perché la gente appunto si builda, ma ci sta anche buildarsi, cioè quello è anche normale. La cosa brutta è quando proprio si camperano in mezzo alle case o dietro le rocce o eccetera eccetera. Ora, ripeto, il problema è il nuovo meta.
perché con il meta di prima molti meno camper arrivavano a fine partita, perché appunto non c'erano queste mitragliette distruttive e quindi la gente poteva pushare la gente in tranquillità, cioè se io ero più bravo col double pump ti facevo fuori, invece adesso la mitraglietta è tutto abbastanza random, cioè io ormai i fenomeni, quelli bravi bravi li becco a metà partita, non li becco più a fine partita. Perché? Perché quelli bravi girano per la mappa, quindi più o meno muoiono tutti durante la metà partita dove magari vince quello più bravo. E poi in endgame ci arrivano tutti quelli che camperano. È quello il problema. Quindi cosa potrebbe fare Fortnite per risolvere, oddio, questi due problemi? Ovviamente il problema dei camper non lo può risolvere, però per risolvere un po', arginare questo problema. Uno, depotenziare le mitragliette e... Ora voglio spezzare una lancia a favore delle mitragliette. Le mitragliette devono avere un ratio di fuoco così potente, devono avere un ratio di fuoco così veloce. Però, prima cosa, facciamogli togliere un po' di meno, eh? Soprattutto alle strutture. Togliamo un po' di danno alle strutture da parte delle mitragliette perché veramente squagliano le strutture in maniera allucinante. Seconda cosa, depotenziamo un po' i caricatori, perché 30 per un caricatore di una mitraglietta, secondo me, può essere anche troppo. Quindi magari spostare a 20 ai caricatori delle mitragliette normali, a 30 al caricatore del P90 e magari la mitragliatrice, quella grossa che non deve ricaricare mai, facciamo che dopo un centinaio di colpi si ferma, magari perché si surriscalda e deve ricaricarsi un attimo. Cioè, facciamo delle cose del genere perché veramente stiamo raggiungendo un livello ridicolo. Ora, come abbiamo depotenziato i double pump, che posso essere anche d'accordo, depotenziamo anche le mitragliette facendo queste cose. Secondo me ci può stare, cioè, non è che puoi depotenziare più di tanto il ratio di fuoco delle mitragliette, è normale che sia così alto, però togliamo un po' di danno soprattutto alle strutture, togliamo un po' di caricatore, diciamo un po' di caricatore ai caricatori delle mitragliette e niente. Niente, secondo me potrebbe essere un buon aiuto che potrebbe dare al gioco, insomma. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io veramente, ragazzi, cioè, chi mi vede in live veramente ormai mi vede proprio distrutto, cioè, mi sta prendendo a male tantissimo. Cioè, prima ho vinto la partita di prima, ho vinto, ma c'avevo una rabbia dentro a vedere tutti quelli lì a camperare, cioè, allucinante. Che poi a proposito, la cosa dei caricatori l'hanno fatto per i razzi, per i lanciarazzi e per il lanciagranate, però io non intendo quello, cioè non intendo che devono togliere tutti quei proiettili alle mitragliette. Ora, le mitragliette possono comunque avere 1000 di proiettili dentro la mia saccoccia, magari. Però i caricatori devono essere un po' più bassi, cioè obbligare la gente a usare le mitragliette a stare sempre a ricaricare. Così almeno se io ti sto pushando e mi fai un caricatore e devi ricaricare, almeno devi ricaricare in continuazione, io ho tempo di ribaltare la situazione se io sono più bravo di te. Perché con questi caricatori, raga, veramente è impossibile ribaltare la situazione neanche contro il più scarso. E vabbè, comunque, ripeto, fatemi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per me è tutto e noi ci troviamo dopo con un prossimo video qui sul mio canale, perché appunto dopo ci sarà un altro video.